Amici all'ascolto e alla visione, un cordiale buon pomeriggio dallo stadio Bellucci d'Agliana, 17ª giornata del campionato di Serie D Girone E, ultima quindi per quanto riguarda il girone di andata di questo campionato. Si stanno per affrontare l'Aglianese e lo Sporting Club Trestina. Il terzo tecnico stagionale è Francesco Colombini, ex proprio del Ponsacco. Intanto attenzione a Malotti, prova la battuta subito Malotti, questo tenta di incursione. Malotti con mestiere riesce a domesticare il pallone, ancora Malotti nel traffico, esce bene Malotti, ancora Malotti, salta tre avversari, la mette dentro Malotti, la palla è per Coralli e poi la deviazione da parte del giocatore con la maglia numero 5, Cenerini, con la maglia numero 4, sviluppa ancora l'azione, la formazione del Trestina, ancora il Trestina, attenzione, la conclusione, la palla che esce davvero di poco, conclusione con la maglia numero 8 da parte di Gramaccia. Di prima intenzione va da Tartaglione, Tartaglione lo sviluppa, questo suggerimento verso Nieri, il suggerimento di Nieri per Malotti, mamma mia, tanta roba questa azione dell'Aglianese. Poi ancora Videtta, ancora Malotti, può andare, può entrare da rigore, ancora Malotti, 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 la conclusione deviata, ancora calcio d'angolo. La battuta di Giannini, la palla che filtra Ghidotti, Mischione, mette fuori Cenerini. Poi ancora il Sporting Trestina che riparte, forse un fallo in avvio di questa azione, ma è un cost to cost, attenzione, la palla è per Benedetti, Benedetti ancora lo Sporting Trestina, Benedetti, Ubirti, Ubirti decisivo al 30esimo, la conclusione di Benedetti con i Bojo su Tartaglione. Eccolo qua la battuta, la palla che filtra, attenzione, e termina in rete. Termina in rete con lo Sporting Trestina che si porta in vantaggio con la rete di Benedetti. Indicarvi che siamo giunti al 40esimo nel corso di questo primo tempo. Intanto attenzione, la palla è per il raddoppio dello Sporting Trestina. Segna con la maglia numero 10 esattamente al 40esimo Lignani. Il suggerimento da parte di Gramaccia e Lignani riesce a portare sul 2-0 lo Sporting Trestina. Non vedo movimento sulle due panchine, quindi con tutta probabilità non ci sarà recupero. La palla è per Di Vito, le cross di Di Vito in area di rigore per Nieri, calcio di rigore, no, fuori gioco, fuori gioco, e quindi il direttore di gara che stava indicando il dischetto. Immagini che vi giungono nuovamente dallo stadio Bruno Bellucci di Agliana per il secondo tempo della partita, appunto tra la formazione dell'Aglianese e lo Sporting Club Trestina. Malotti che va da Gianneschi, nuovo appunto in ingresso in campo per quanto riguarda l'Aglianese, che ha questa opportunità con Giannini, poi Coralli, la palla è buona, attenzione, l'Aglianese che riesce a trovare il gol che riapre il confronto esattamente con la rete realizzata da Manuele Malotti. Quindi al secondo minuto l'Aglianese torna in partita, la rete di Manuele Malotti. Lo Sporting Trestina, calcio di punizione con Belli, che è uno specialista. Ecco Belli direttamente verso Ubirti, che non la tiene, attacco ancora vivo, Mischione, palla che finisce in calcio d'angolo. Di Coralli, ancora Malotti per Coralli, Coralli limite dell'area, il suggerimento per Giannini, la conclusione! E la palla alta sopra la traversa, senza incidere. Adesso la battuta è buona, arriva il colpo di testa di Videtta e la palla è in rete, il pareggio dell'Aglianese con Alessandro Videtta, il calcio d'angolo da parte di Malotti e il colpo di testa vincente di Alessandro Videtta. Da elogiare comunque il secondo tempo dell'Aglianese che ha cambiato marcia, il cross, la palla buona, Rozzi, Rozzi che finisce lungo e disteso e qua la maglia di Rozzi si è allungata davvero. Intanto attenzione Giannini, la palla dentro, mette fuori dalla formazione di Francesco Colombini e allora si riprende. Qui siamo a 49-30 e con precisione svizzera la signora Stefania Menicucci di Lanciano manda tutti sotto la doccia, finisce 2-2 al Bruno Bellucci d'Agliana, 2-0 nel primo tempo per la formazione dello Sporting Trestina e poi nel secondo tempo invece la rimonta dell'Aglianese.